Franco, lasciamo la parola invece alla professoressa Villani, che ci illustrerà le... Volevo precisare che, come dire, da programma di questo evento, diciamo, la discussione e gli interventi sarebbero arrivati alla fine, perché se cominciamo a fare interventi, relazioni durante, interrompiamo il filo logico della discussione. Quindi pregherei tutti quanti di annotare i loro interventi tra, diciamo, al termine della presentazione della dottoressa, della professoressa Villani e dell'intervento della dottoressa Menali, che ha promesso essere molto breve. Vorremmo sentire con piacere cosa ne pensano soprattutto gli amministratori locali che sono presenti e poi anche il pubblico. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Io, diciamo, sono circa 30 anni che mi occupo di dune costiere. E la cosa è iniziata tanti anni fa, quindi proprio quando ho incominciato a militare nel WWF come volontaria, e qui ci sta Marisa, con la quale abbiamo fatto il primo lavoro insieme, un progetto per la gestione di Capocotte, del Pigneto di Campo Ascolano. Questa è stata la mia prima esperienza, e dopo sono arrivate tante di quelle occasioni per potermi diciamo, confrontare con questa, con questo ambiente che io ritengo uno tra i più interessanti, che sono le dune costiere. E recentemente abbiamo completato, poi ve lo mostrerò con delle foto, un progetto a Fiumicino. Quindi l'interesse dell'associazione è quello di preservare la biodiversità, quindi preservare un ecosistema che è in crisi in tutto il mondo, perché il problema dell'erosione costiera è un problema mondiale, non solo legato, come dicevamo, al problema dell'innalzamento del livello del mare, ma è legato, io penso che forse è una causa pari a quella, all'aumento della popolazione mondiale. Noi pensiamo che negli anni 30 su questa terra c'erano 2 miliardi di persone, adesso ce ne siamo 7. Queste persone dove stanno? Queste città dove si fanno? Soprattutto sulle coste, quindi le coste sono le più invase, e quindi la costa, la spiaggia, viene sacrificata perché diciamo si fanno delle strutture rigide, e quindi la vegetazione caratteristica delle spiagge no, scompare. Qui diciamo 70 anni fa probabilmente ci stavano le dune costiere, oggi abbiamo queste dune artificiali davanti al canale dei pescatori, sulle quali si sta insediando la vegetazione pioniera delle dune costiere. Però queste dune scompariranno, perché dovranno essere, questa sabbia dovrebbe essere utilizzata sapientemente per ripascere litorali nostri che sono in forte crisi, deficit di sabbie. Qui è un'immagine delle tutte le zone di interesse dove sono presenti dune costiere, quindi cominciando da Campo Ascolato, comune di Pomezia, Capocotta, Castel Porziano, che è la spiaggia comunale aperta al pubblico, ma anche la spiaggia presidenziale riservata a pochi, e poi abbiamo Goccia di Morto, Focene, dove quest'anno siamo intervenuti, per poi arrivare alle splendide dune di Passo Scuro e di Palidoro. E questa è un'immagine della bellezza di questo ambiente. Ci troviamo a Passo Scuro e vediamo in lontananza il Castello dei Scalchi. Questa invece è un'immagine delle dune nostre, che sono più alte. Le dune nostre, intendo, io sono abitosa, quindi nostre le sento più vicine a me, perché sono le dune di Castel Porziano e di Capocotta, che sono più alte per una questione di venti e di disponibilità di sedimento. Questa è la pianta, potremmo dire che il simbolo un po' delle dune costiere è il pancrazio marittimo, il giglio di mare. È una pianta che fiorisce tutta l'estate fino a settembre, e diciamo è splendida a mio avviso, ed è, forse potrebbe essere il simbolo della duna costiera, della biodiversità presente sulla duna costiera, perché su questa pianta troviamo una farfalla che è tipica, che i cui bruchi si nutrono solo delle piante del pancrazio. È una farfalla notturna che esiste da noi, e pensate che in Basilicata è del tutto scomparsa, perché sono scomparse le dune e sono scomparse queste piante. Anche in Abruzzo è rarissima. Noi invece ce l'abbiamo proprio qui su via delle Quinqueremi, ci sta una zona di dune residue
che d'estate è bellissima perché ci sono tutti questi pancrazi fioriti. Se qualcuno di voi ci fa caso, l'anno prossimo passa luglio, agosto, anche settembre si vedono questa splendida fioritura. Quando ci sono i fiori non ci sono le foglie, perché c'è un sistema di adattamento, in quanto le piante della duna costiera hanno un'emergenza importante. Loro si trovano su un ambiente che è tra i più ostili, c'è un suolo che raggiunge temperature elevatissime, pochissima disponibilità di acqua e la salinità che arriva dal mare. Quindi queste piante sono poche specie, sono solo 20 specie di piante, all'incirca 20-22 specie, non sono tantissime, ma sono state selezionate proprio per le loro caratteristiche di estrema resistenza a questi fattori ambientali. Tant'è che a volte, quando le nostre estati, come lo scorso anno, abbiamo avuto delle estati assolutamente aride, sulla duna non c'era più niente, sembrava il deserto, ma non era così, perché bastava mettere le mani a pochi centimetri sotto la sabbia e si trovavano tutte le radici di queste piante. Quindi lo stratagemma, quindi la strategia di scomparire, di far scomparire la parte aerea, è una strategia di sopravvivenza in talune condizioni. Quest'anno l'estate è stata molto più fresca e piovosa e quindi le dune la vegetazione c'è stata tutto l'anno, quindi abbiamo avuto delle fioriture molto lunghe. Questa è un'altra immagine, è la camomilla di mare, una delle specie che fa dei bellissimi cuscini bianchi con questi bottoni gialli. E questo è il bruco di cui vi parlavo, che si nutre esclusivamente delle foglie del pancrazio. Quindi se non c'è il pancrazio non c'è neanche il bruco. Quindi è biodiversità che noi vogliamo conservare con la nostra attenzione per la protezione delle dune. Questo è un altro piccolo insettino che si trova sulla sabbia. E qui lo vedete? C'è un piccolo ragnetto completamente mimetico, che ha gli stessi colori dei granelli di sabbia. Questa è una specie, diciamo, che fa parte della duna, già della duna consolidata, è un asparagus che si trova solo da noi, è una stazione a Castel Porziano, un asparagus particolare. E qui tutta una serie di animali, la pulce di mare, l'orma dell'istrice si può trovare, se si è fortunati, anche a Castel Porziano. Quindi questo animale vive anche in questi ambienti, Castel Porziano, perché poi dietro abbiamo la tenuta, se riesce ad attraversare la strada ci arriva a Castel Porziano. Ci sono pure un paio di situazioni che può passare sotto, di dove ci sono i canali, quindi c'ha pure questa possibilità l'istrice. Io l'ho visto all'aguglio dell'istrice a Capocotta qualche anno fa. Allora, questo è uno schema per dire quanto la gestione dell'arenile impatta sulla preservazione di quest'habitat. Noi abbiamo una spiaggia che viene utilizzata moltissimo. Questo uso della spiaggia, della balneazione, non era un'abitudine delle persone negli anni, che ne so, fino agli anni 30-40. Questo boom dell'uso della spiaggia è recente, diciamo relativamente recente. Quindi abbiamo una massa di persone che va sulla spiaggia e abbiamo i gestori degli stabilimenti che gestiscono la spiaggia per, diciamo, soddisfare le richieste dei loro clienti. La gestione è fatta con mezzi a motore, quindi si passa un mezzo sulla spiaggia che solleva e pulisce la sabbia per rendere l'ambiente più gradevole possibile. Ma questo, dal punto di vista ambientale, è un grandissimo danno, una grandissima perdita per l'ambiente, perché il passaggio di mezzi pesanti uccide le piccole plantule, ma non solo. Abbassando il livello della sabbia, come vedete, il livello sopra è alto, incomincia il lavoro, la presenza dei bagnanti, quindi incomincia l'azione delle macchine. Sì, grazie, perfetto. E così mano a mano la spiaggia si appiattisce. Quindi che succede? Che durante le ghibecciate, quando la forza del mare è terribile, queste onde, non trovando più nessun ostacolo naturale, riescono a entrare fino al piede della duna.
e vi farò vedere delle immagini in cui non solo la duna scompare, ma viene attaccata proprio la duna consolidata, quindi lì dove ci sono le piante della macchia mediterranea, gli arbusti, il lentisco, il ginepro. Quindi questa azione è deleteria al massimo per l'ambiente della duna costiera, quindi dovrebbe essere nelle nostre spiagge che conservano ancora un aspetto naturale come Castel Porziano e Capocotta, dovrebbe essere limitato al minimo l'uso dei mezzi meccanici sulla spiaggia. Bisogna che non accada più questo, questa distruzione dell'ambiente naturale. Come fare? È quello che sto facendo io stamattina, fare informazione come hanno fatto le altre persone che mi hanno preceduto, ma informazione per chi? Per tutti noi cittadini comuni, per chi amministra, perché non è detto, non è scontato che chi amministra abbia fatto questa esperienza, abbia fatto questo percorso di conoscenza, e per chi controlla, perché chi amministra dà delle direttive, ma ci deve essere anche una funzione di controllo affinché le direttive siano rispettate. Quindi è una legge semplicissima che purtroppo da noi non è così scontata. L'ecosistema dunale, basta una piccola piantina così sulle dune qui che si stanno formando davanti al canale pescatori, c'è tanta cachile sono delle piante pioniere i cui semi galleggiano, quindi si diffondono lungo la costa e quindi sono arrivate anche qui. E quindi dove c'è la vegetazione, il vento porta la sabbia, ma la vegetazione la blocca e la sabbia si deposita, quindi mano a mano il livello della spiaggia sale. Qui è un altro esempio, Castel Porziano, questa è un'altra pianta, è l'Elimus, e vedete che lì dove c'è la pianta il livello della sabbia è più alto. Qui è un transetto, è il professore universitario Pignatti che ha fatto questo transetto e definisce le varie specie a secondo della distanza dal mare e come si distribuiscono, perché poi anche diciamo, i botanici hanno uno studio, le associazioni vegetali che si formano e le caratteristiche di queste associazioni vegetali. Ovviamente le piante che sono qui dietro sono più delicate, devono essere protette, quindi davanti ci deve essere una specie che le protegge, anche quelle che si insediano in questa piccola depressione. È il crucianelletum, che è molto presente sia a Castel Porziano ma anche moltissimo presente a Passo Scuro. Questo è diciamo un disegno schematico di come si, questo disegno l'abbiamo utilizzato anche per i pannelli sia a Focene, si trovano anche a Castel Porziano, mi sono stati chiesti e quindi li abbiamo forniti, mi sono stati chiesti come WWF anche in altre parti, devo dire con orgoglio lo dico, in altre parti d'Italia dove insomma si voleva fare una pannello, una cartellonistica informativa per le persone che frequentano l'ambiente della duna costiera. Questa è un'immagine di quello che vi ho preannunciato prima, quindi queste mareggiate potenti hanno scalzato le piante, quelle normalmente qui sono le piante erbacee della duna, sono arrivate al piede della duna fissa, che è diciamo popolata da piante arbusti, quindi, e questi arbusti cascono giù. Quindi questo è Capocotta, dopo una libecciata, normalmente queste fotografie noi le facciamo dopo le libecciate, si va lì per vedere che cosa è successo. E questo è un altro fenomeno, questo è il blowout, che significa quando diciamo, abbiamo interrotto, perché abbiamo fatto dei passaggi, il cordone dunale, il vento fa sì che nei passaggi stretti si intensifichi, quindi trasporta moltissima sabbia, questa sabbia quindi come se si creasse una corrente d'aria, la corrente d'aria trasporta la sabbia e questa sabbia si deposita sulla vegetazione anche per decine di metri all'interno. Questo è quello che succede normalmente anche a Castel Porziano Cancelle, a Capocotta. Quindi quando abbiamo interrotto la continuità dell'ambiente creiamo queste problematiche. Quindi come la spiaggia è mobile, anche il sistema spiaggia duna ha un equilibrio precario che dobbiamo comunque considerare.
E velocemente vi dico quello che abbiamo fatto, che una cosa interessante, i quattro quadrati permanenti a Castel Porziano ci hanno consentito di vedere in 8-10 anni, oggi sono 10 anni, come naturalmente, senza fare nessun intervento, ma semplicemente proteggendo un quadrato, come la sabbia si accumula e come la vegetazione si insedia. Quindi ci hanno dato la possibilità di vedere la dinamica, che è una dinamica abbastanza veloce, però la condizione è quella di eliminare i fattori di disturbo. Ecco un'altra immagine dei quattro quadrati. Oggi sono molto molto alti, oltre più di un metro e venti, sono quasi, i pali sono sommersi, non ci sono più. Questo è un altro intervento davanti alla casa Ronald del Bambin Gesù, dove nel 2009 hanno spianato tutte le dune. Noi abbiamo fatto un accordo, diciamo un piccolo accordo di collaborazione con chi aveva spianato la duna, dicendo ok, ad adesso in poi questo pezzo però lo riservate alla natura, e quindi loro ci hanno dato la possibilità di recingere un piccolo tratto di duna, dove abbiamo anche, vedete, raccolto i tronchi, perché i tronchi sono importanti, il materiale morto è importante perché è di nutrimento poi alle piante che si insediano lì. Questi tronchi in pochissimo tempo vengono poi ricoperti da sabbia, e quindi si è ricreata quella duna che era stata completamente spianata. Questo è l'intervento, questa è un'immagine del 2013 ed è la zona in cui siamo intervenuti quest'estate. Come vedete qui c'è una spiaggia abbastanza estesa. Oggi però la spiaggia non è più estesa, perché? Perché quello che hanno detto prima chi mi ha preceduto, ci sono stati fatti dei pennelli qui, tutta una serie di pennelli prima, quindi la zona questa è stata oggetto di fortissimo, di un fenomeno erosivo, quindi il nostro progetto si è dovuto adattare alla presenza di arenile attuale. Quindi se il progetto era stato fatto su una spiaggia che nel 2013 si presentava in un certo modo, in poco tempo, quindi pochi anni, meno 5 anni, la spiaggia non c'era più, e quindi il nostro progetto si è dovuto adattare. Però qual è stato l'intento di questo progetto e quello che abbiamo realizzato? Perché l'abbiamo realizzato? Allora, la duna si protegge dalle persone innanzitutto, sì, sicuramente dalle persone. Le persone possono essere coloro che gestiscono le spiagge, quindi con i loro mezzi a motori, ma possono essere anche semplici bagnanti, quelli che vanno a fare le telline, perché questa è una zona dove si vanno a fare le telline. E se noi non diamo delle indicazioni dove passare, la gente cammina dappertutto facendo, insomma, costruendo dei veri e propri sentieri. Quindi uno dei primi interventi che abbiamo fatto è stato una passerella, dove le persone sono indotte a usarla, perché è comodo camminare sulla passerella anziché sulla spiaggia, e quindi non vai in giro dappertutto. Dopodiché abbiamo recintato le zone in cui c'è vegetazione, abbiamo messo una cartellonistica in cui si dice rispetta questo ambiente, è vietato camminare sulle dune, altrimenti le distruggiamo. L'intervento fatto prima di tutto però è stato quello di impedire alle automobili di andare sulle dune, perché sicuramente il pedone fa danni, ma le automobili ne fanno molto di più. Quindi impedendo alle macchine, che già l'ultimo giorno in cui noi stavamo lavorando lì, una macchina è andata proprio qui, su questa parte di duna, e poi dopo non ha avuto più la possibilità di andare, perché noi abbiamo chiuso con questa palizzata che vedete. Abbiamo messo un bel pannello didattico, questo sentiero è possibile anche per chi va sulla sedia a rotelle, quindi una attenzione a che appunto questo ambiente venga preservato. Certo, non possiamo fare niente riguardo al fenomeno dell'erosione, quindi se quest'anno la mareggiata, come è successo l'anno scorso, come diceva Piero, ha praticamente sul canale delle acque alte, il mare è uscito prima, quindi ha tagliato la duna, su quello possiamo fare poco. Qualcosina però abbiamo fatto anche per evitare, qui la duna, la vegetazione non c'è più, quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto anche con l'aiuto dei ragazzi dell'alternanza del liceo di Maccarese, abbiamo realizzato una barriera
di fibra di cocco, quindi fibra naturale, per intercettare quella sabbia che verrebbe portata dal vento e spinta nel canale, perché dietro c'è un canale, quindi questa sabbia sarebbe persa e intanto potrebbe produrre l'interramento del canale. Quindi cerchiamo con questo intervento, ovviamente un intervento assolutamente leggero, no? Naturale, tutto, di guadagnare, di non perdere questa sabbia che è preziosissima in quella situazione che avete visto di erosione attuale. E che altro abbiamo fatto? Abbiamo fatto dei dossier, un dossier su Castel Porziano e un altro su Capocotta, per analizzare tutti la problematica delle varie cause di degrado, e l'abbiamo consegnato agli amministratori. Un altro dossier l'abbiamo fatto sul litorale di Focene, dove i chioschi si erano un po' allargati, quindi insomma abbiamo evidenziato che rispetto alla situazione di partenza c'era stato una situazione diffusa, ai cancelli, a Capocotta, insomma i chioschi tendono, l'attività di balneazione tende ad avere il sopravvento rispetto a quello che è l'attività di tutela. In questo poi stiamo parlando del discorso del controllo, perché noi stabiliamo delle regole, però se non c'è nessuno che controlla, le regole come se non ci fossero. Allora, un'altra problematica che magari è meno importante, però per noi che ci occupiamo di salvaguardia della biodiversità è importante, è l'invasione che abbiamo delle specie esotiche. Le specie esotiche che noi conosciamo, per esempio le nutrie oppure i parrocchetti dal collare tra gli animali, per quanto riguarda le dune sono alcune specie come il Carpo Brotus, che sarebbe il fico degli ottentotti, il nome volgare. Questa pianta invade tutto lo spazio della duna, certo svolge una funzione di trattenere, però poi soffoca le nostre piante autoctone, quindi si dovrebbe in qualche modo controllare la presenza di questo Carpo Brotus, e soprattutto lì dove ci sono le aree protette, quindi le riserve dello Stato, le aree di SIC e ZPS, proprio dovrebbe essere vietata l'introduzione di questa specie. È una pianta molto bella e tante persone pensano che sia un bene che ci sia sulla spiaggia, però noi abbiamo osservato che invece crea un danno. E un altro intervento è come si gestisce la spiaggia duna. Queste due foto sono state scattate nella tenuta presidenziale del Castel Porziano, perché non credete che lì a Castel Porziano tutto sia rose e fiori. Anche lì l'attenzione per l'ambiente dunale è un lavoro da costruire e da fare, quindi lì abbiamo fatto un lavoro con la tenuta e abbiamo individuato delle linee guida di gestione di questo ambiente. Come vedete qui ci stavano dei mezzi cingolati pesanti che hanno proprio fatto un bel tracciato in mezzo alle dune. Questo che significa? Che qui in questo spazio ci sarà poca speranza per le piante di riprendersi. Un'altra attenzione di cui già abbiamo parlato è la pulizia manuale della duna. Questa è una foto scattata nel 2009, quando abbiamo fatto un'attività a Fiumicino per la pulizia di tutta la costa dopo la mareggiata, dopo la piena del Tevere che invase la costa di rifiuti, e quindi escogitammo questo sistema di barella per portare i rifiuti, anche quelli grossi, senza danneggiare, quindi evitando appunto di utilizzare macchine e cingolati. Un altro elemento fondamentale è quello di limitare al minimo le strutture di servizio, e quindi questo è un progetto per i cancelli di Castel Porziano che insomma è abbastanza invasivo, come vedete, e quindi sarebbe da pensare attentamente a come proporre una balneazione alternativa nel rispetto di quelli che sono gli equilibri ambientali. Le dune Castel Porziano è un sito di interesse comunitario, quindi chi mi ha preceduto ne ha parlato, quindi è una zona in cui l'Unione Europea pone attenzione a questo ambiente, perché ormai ambienti di questo tipo sono rarissimi. Anche un ZPS, quindi una zona di protezione speciale protetta dalla direttiva per gli uccelli, zona protezione speciale e sito di interesse comunitario protetta dalla direttiva Habitat, quindi un habitat particolarmente importante e prezioso che dobbiamo preservare. Certo,
pensando di fare strutture del genere è difficile poterlo preservare. Per fare una struttura del genere significa distruggere un altro pezzetto, no, di ambiente naturale. E la gestione, che deve essere una gestione trasparente e con delle norme di tutela precise da far rispettare innanzitutto a chi ha in mano la gestione di questi ambienti. E la proteggere la fruizione, quindi anche le persone, anche il singolo deve essere messo in grado di poter rispettare col suo comportamento, quindi percorrere determinati sentieri e non andare dappertutto. Quindi, perché anche, diciamo, il calpestio semplice scalza la sabbia e quindi crea un danno. Le specie esotiche, quindi intervenire su questo problema delle specie esotiche, ci sta questo problema, quindi bisogna porselo come obiettivo quello di contrastare la diffusione. E ovviamente la comunicazione, il far sapere a più persone possibile, a tutta la cittadinanza, che noi abbiamo un patrimonio unico, siamo a 20 km dalla città di Roma, nessuna capitale europea ha questa possibilità e dovrebbe essere le dune di Castelporzione di Capocotta un fiore all'occhiello per Roma, perché questo è il mare di Roma e lo dobbiamo valorizzare e rispettare, quindi dovremo cercare di metterci a lavorare da subito per la prossima estate in modo che le dune di Castelporzione e Capocotta siano veramente un qualcosa di cui la città di Roma si può vantare, così come si vanta del Colosseo. Perché questo noi ce lo dimentichiamo, la nostra cultura è una cultura letteraria e storica e perdiamo completamente di vista, non la consideriamo tutto quello che è il patrimonio ambientale che ci è stato donato e che dobbiamo in questo momento preservare da questa popolazione, da tutta sta gente, da noi stessi che invadiamo gli spazi naturali. Vi ringrazio. Bene, allora ringraziamo la professoressa Villani per questa interessantissima escursione, non solo sull'habitat delle dune, ma anche, come dire, ha fatto una interessante osservazione sui regolamenti e sui controlli che dovrebbero essere effettuati.